Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana l'Aula di Palazzo del Pegaso è tornata a riunirsi. Tra i provvedimenti approvati uno in particolare affronta la crisi della moda, una mozione all'unanimità con il parere positivo di tutti i componenti dell'organo legislativo, prova ad impegnare Regione e Stato per cercare di arginare una crisi che rischia di essere drammatica mettere in campo una serie di azioni affinché il governo nazionale da una parte e la regione Toscana dall'altra producano politiche capaci di frenare la grave crisi del settore moda e di porre le basi per il suo rilancio. E quanto prevede la lunga e dettagliata impegnativa della mozione sottoscritta da tutti i gruppi del Consiglio regionale e approvata all'unanimità dall'aula all'indomani dell'incontro con i rappresentanti sindacali dei lavoratori del sistema moda nel giorno in cui hanno scioperato per chiedere misure urgenti a sostegno di un comparto produttivo cruciale per la regione. L'atto di indirizzo prende le mosse dello studio dell'IRPET dello scorso mese di giugno, che fotografa la situazione di grave difficoltà di tutto il comparto manifatturiero. Non è il tempo della campagna elettorale, è il tempo di dare risposte a quelle lavoratrici e quei lavoratori che rischiano davvero di perdere il lavoro. Dobbiamo fare in modo che il governo rifinanzi la cassa integrazione anche dopo le otto settimane previste per quest'anno. La Regione deve costruire condizioni per sostenere le imprese del comparto un parto della moda. Oggi a soffrire di più sono le imprese che lavorano nella filiera più bassa e sono soprattutto quelle lavoratrici e quei lavoratori che rappresentano un patrimonio eh, unico a livello nazionale e internazionale. Credo sia stato un bel gesto la capacità della politica di unirsi dopo aver ascoltato i rappresentanti dei lavoratori del settore moda che ieri manifestavano per cercare di sostenere questo settore e cercare di aiutare le imprese a superare questa crisi e quindi a continuare a dare occupazione. Sì, un sostegno unanime del Consiglio regionale della Toscana a un comparto a tante donne e uomini che lavorano in difficoltà in questo momento. Per noi la moda è un settore trainante dello sviluppo economico della nostra regione e come tale va sostenuto con delle politiche specifiche e servono misure di welfare serve l'aiuto e il sostegno ai lavoratori è il motivo per il quale Italia Viva e il sottoscritto ha firmato e votato convintamente un documento che va in questa direzione. Eh, la sottoscritta insieme al presidente della Commissione Sviluppo Economico e al Partito Democratico nella persona del suo capogruppo Vincenzo Ceccarelli ha, ha portato alla redazione di una proposta di legge che cerca proprio di dare una proposta, una risposta ai settori in crisi, a cominciare dall'automotive, ma teniamo ben presente che quello che ci aspetta è una stagione di grandi crisi industriali, perché appunto il mondo sta attraversando una grande crisi dovuta a molteplici fattori. Noi diciamo che se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche importanti. Il settore soffre sicuramente di una crisi che viene da fuori, di una crisi internazionale, ma le aziende del settore moda sono arrivate a questa crisi fiaccate da una concorrenza sleale, fatta da tantissime aziende abusive, da tantissimo sommerso che succedeva nel bandone accanto. Nelle aziende italiane si rispettavano leggi, regole, regolamenti, leggine, norme e via dicendo e nel bandone accanto c'era chi poteva fare le stesse cose, concorrere sullo stesso mercato infischiandosene di quelle regole. Calpestando qualsiasi eh, norma sui diritti dei lavoratori. Una mozione, appunto, che va su due binari paralleli: il binario del breve periodo. E quindi senza far nascondere la, il, quello che deve fare il governo. E quindi, eh, oltre alle otto settimane di cassa integrazione che ha già confermato per il 2024, fare un ulteriore passo in avanti anche per il 2025, quindi un ulteriore aiuto per tutte le imprese e quei lavoratori che in questo momento eh, non sanno quale sarà il proprio futuro. E poi anche un settore più a lungo termine, oltre a quello della formazione, oltre a quello del lavoro, quindi oltre a tutte le competenze regionali, più a lungo termine la regione toscana deve guardare alla tutela del marchio Made in Tuscany, a degli investimenti affinché ci siano delle aggregazioni di impresa per far sì che le imprese siano più forti in un settore che in questo momento purtroppo è attaccato, attaccato alle crisi nazionali, attaccato alle crisi internazionali, attaccato al tema della guerra, al tema dell'energia e poi anche quello dei comunicare, comunicare, comunicare e portare lontano quello che è il made in Toscani, quello che è il bene più prezioso che noi abbiamo, il nostro artigianato, la nostalgia delle nostre aziende, di un settore ed un comparto che è fondamentale per l'andamento e lo sviluppo di tutta la Toscana. Via Libera invece a maggioranza stavolta per una proposta di risoluzione presentata dalla Commissione Sanità per fronteggiare il fenomeno delle aggressioni a medici, infermieri e in generale alle professioni sanitarie e sociosanitarie. Approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale, la proposta di risoluzione in merito alle azioni di contrasto al fenomeno delle aggressioni per le professioni sanitarie e sociosanitarie. L'atto, presentato su iniziativa della Commissione Sanità, ha ricevuto 23 voti favorevoli da parte del Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e il gruppo Misto. 11 i voti contrari, quelli della Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. La proposta di risoluzione recepisce l'emendamento presentato dai consiglieri Galli della Lega e Ulmi del gruppo Misto. Respinti invece dall'Aula gli atti collegati, ossia l'ordine del giorno di Petrucci, di Fratelli d'Italia e la mozione a firma del portavoce dell'opposizione, Landi della Lega. Ad illustrare la proposta di risoluzione in Aula è stato il Presidente della Commissione Sanità, Sostegni. La Regione ha, da una parte, dal 2018 un osservatorio regionale che monitora tutti i casi di violenza in Regione. Con la delibera dello scorso anno sono stati investiti 2 milioni di euro per investimenti infrastrutturali, vogliono dire videosorveglianza, strumenti per tutelare la sicurezza, pulsanti per chiedere l'emergenza e le aziende hanno monitorato. Tutti i punti dove vi è un rischio oggettivo e, eh, e stanno, hanno già implementato, stanno implementando una serie di investimenti finanziati dalla Regione che possa mettere a sicurezza i, i presidi. Poi c'è la parte della tutela e dell'ordine dell pubblico. La Regione paga i vigilantes, le guardie giurate che controllano quello che possono fare, quindi fanno una parte dissuasiva e si spende qualche milione di euro che rientra nel Fondo Sanitario Nazionale e che lo Stato non ha mai dato neanche un euro per questo tema, però noi su questo non abbiamo fatto neanche polemica, diciamo la Regione deve continuare a spendere quei soldi, però abbiamo chiesto una cosa che è banale e cioè che lo Stato eserciti il proprio compito di, eh, di soggetto che tutela l'ordine e la sicurezza pubblica. Pensiamo che la maggioranza non abbia avuto un atteggiamento serio, non si è presentato L'assessore regionale della sanità su un tema come questo che affligge eh, eh, il nostro personale sanitario, quello più generoso, quello che nonostante tutto continua a lavorare nei pronto soccorso, quello che nonostante tutto fa le notti, il venerdì e eh, il sabato nei pronto soccorso, ci voleva anche una presenza dell'assessore Vezini l'assessore della sanità, se non altro per esprimere solidarietà. Noi diciamo grazie a queste donne, a questi uomini, agli ossa, all'infermiera e ai medici ci sarebbe. Sembrato giusto che fossero presenti oggi il governatore Gianni, l'assessore della sanità, su una discussione come questa che va avanti da mesi. E poi manca la mappatura. Questa mappatura che è fondamentale per poter eh, stabilire dove, quando e come difendere i tanti medici, i tanti infermieri, i tanti operatori sanitari che lavorano anche di venerdì e di sabato notte nei nostri ospedali e nei nostri pronto soccorso. E noi dovremmo essere i primi a collaborare con il governo perché la sanità non è solo competenza della regione ma anche del governo e l'interesse collettivo dovrebbe essere superiore alla um, politica uh, di partito. A mio avviso uh, i toni che si usano in quest'Aula sono troppo spesso eccessivi e veramente al di là uh, dell'opportunità uh, diciamo dell anche politica uh, che un consigliere regionale dovrebbe tenere. La Regione Toscana entra in prima fila, impiega delle risorse, vuole tutelare gli operatori sanitari anche rispetto ai procedimenti giudiziari. Qualora si dovessero verificare delle aggressioni, l'elemento del fragrante del reato deve, e della notizia di reato deve essere formulata in maniera tempestiva. Questo deve consentire la procedibilità immediata perché la tutela massima deve avvenire in maniera istantanea dei nostri operatori che devono essere tutelati, devono essere anche garantiti ma devono essere anche messi, in sistema, messi nelle condizioni di operare in sicurezza. Noi riteniamo che anche il governo debba fare la propria parte, però quando si chiede aiuto al governo dobbiamo anche dare delle linee di indirizzo chiare. Si chiede aiuto al governo per siglare... Degli accordi con la polizia e con le tutte le forze dell'ordine per quali ospedali non lo sappiamo, in quali orari e non lo sappiamo, per quante risorse e non lo sappiamo. Hanno detto di aver stanziato e ci sono più di 2 milioni per le telecamere. Non sappiamo se e quando e dove verranno installate queste telecamere. Abbiamo, hanno costruito un osservatorio che ha semplicemente prodotto, riprendendo quelle che sono state le denunce degli operatori sanitari, riprendendo le, le denunce e facendo un focus. Ecco, c'è molto di più dietro a questo, c'è un'analisi più completa e più complessa che il Consiglio regionale deve fare su un tema delicato come quello. Sia a livello nazionale che a livello regionale ci sono le delibere che in qualche modo proteggono i nostri i nostri medici i nostri sanitari perché tutto sommato la regione ha già focalizzato l'attenzione su questo problema bisogna solo metterlo in pratica Si è spento a Siena all'età di 83 anni Alberto Monaci è stato presidente del Consiglio regionale della Toscana tra il 2010 e il 2015 il cordoglio è stato espresso dall'attuale presidente dell'organo legislativo Antonio Mazzeo in questi anni è stata una mia scelta quella di incontrare e confrontarmi spesso con gli ex presidenti dei, del Consiglio regionale e da Alberto ho trovato una grande attenzione al suo territorio, al territorio di Siena ma anche voglia di conoscere cosa si muoveva nella sua amata Toscana. E per tutti noi una perdita molto, molto importante. Alberto Monaci è stato uno di quegli uomini politici che hanno segnato la storia della nostra terra. Eh, voglio mandare un abbraccio e fare le condoglianze alla sua famiglia, al suo fratello. Voglio fare in modo eh, da ricordarlo nella prima seduta del Consiglio regionale e rendere omaggio a uno degli ultimi presidenti dell'Assemblea legislativa. La più importante sala di rappresentanza di Palazzo del Pegaso, la sala del Gonfalone, risplende di nuovi colori. In realtà sono quelli che un accurato restauro ha riportato alla luce e che si rifanno ai fasti del Settecento. Tecori a stucco di colore avorio, pareti verde salvia, un ambiente storico restituito ai fasti settecenteschi con un'opera di restauro che ha portato al recupero delle cromie originali. La principale sala di rappresentanza della sede del Consiglio regionale della Toscana torna così a risplendere a seguito di un restauro iniziato nel maggio scorso. Custodisce il gonfalone, simbolo della regione toscana da cui prende il nome. Il progetto originario prevedeva la conservazione delle coloriture pervenute a noi, presenti sulle pareti, grigio per i decori a stucco, bianco per le superfici tinteggiate, ma i saggi hanno permesso di far riemergere le superfici originali di colore avorio e verde. Ritornato ai suoi fasti, alla sua origine, nel colore originario, nella bellezza di una sala che rende ancora più, bello i nostri, più belli i nostri palazzi ora è il tempo di aprirli i palazzi non devono essere per i consiglieri regionali o per chi lavora, eh, ma l'idea è quella di farli diventare veri e propri musei, spazi in cui i cittadini e le cittadine possono venire a visitarle io quando sono diventato Presidente del Consiglio regionale mi sono ritrovato con un palazzo in cui da tempo non venivano fatti investimenti no? invece ho detto che ho voluto eh, che si tornasse ad investire, a rendere più belle le nostre sale, ripeto non per noi perché questa è la casa delle cittadine e dei cittadini toscani e deve essere resa ancora più bella. I lavori qui, il lampadario nel Salone delle Feste eh, di Palazzo Bastoggi, insomma lasciamo a chi verrà dopo di noi ambienti ancora più belli. È l'apparato decorativo che risale alla fine del Settecento, venne realizzato in occasione delle nozze di Zanobi Covoni con la baronessa Teresa Ricasoli. A distanza di più di due secoli, quel palazzo nobiliare, che prendeva nella sua ultima versione il nome di Panciatichi, oggi è la sede dell'organo legislativo regionale e prende il nome del Pegaso, lo stesso che aleggia sul gonfalone. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.